Ciao a tutti, nel nuovo video di oggi vi volevo parlare di un altro sommergibile della Regia Marina, uno dei sommergibili di maggior successo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, il sommergibile Da Vinci. Il Da Vinci è stato il sommergibile non tedesco ad aver affondato il maggior quantitativo di naviglio nemico, circa 120.000 tonnellate. Ma come sempre partiamo dal principio. Il Da Vinci faceva parte della classe Marconi, costruito nei cantieri CRDA di Monfalcone. Il sommergibile entrerà in servizio nel marzo del 1940. Il Da Vinci aveva un dislocamento di 1190 tonnellate in emersione e 1480 in immersione. Poteva imbarcare un equipaggio di 57 uomini con un'autonomia di 10.500 miglia a 8 nodi in superficie e 110 miglia a 3 nodi in immersione. L'armamento del Da Vinci era formato da 8 tubi lanciasiluri da 533 mm, un cannone navale 100/47 modello 38, e da 4 mitragliere in impianti binati da 13,2 mm. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il Da Vinci era appena entrato in servizio e stava ancora completando l'addestramento del suo equipaggio. Una volta terminato l'addestramento, nel settembre del 1940, fu inviato in Atlantico. Durante il tragitto verso Betasun, avvistò e attaccò con due siluri un incrociatore ausiliario, ma i siluri marcarono il bersaglio e il sommergibile fu poi sottoposto ad attacco da parte della Protea Argus. Riuscito a sottrarsi all'attacco, proseguì la navigazione verso Betasun. Qualche giorno dopo attaccò un altro convoglio, anche questa volta senza successo. Da Vinci arrivò a Betasun il 31 ottobre. Nel dicembre del 1940 fu inviato in missione vicino all'Irlanda, ma si rivelerà una missione infruttuosa. Il Da Vinci tornerà in azione nell'aprile del 1941, dove venne inviato nuovamente nelle acque irlandesi. Anche questa volta la missione si rivelerà infruttuosa. Da Vinci tornò poi in azione nel giugno del 1941, quando fu inviato nella zona di Gibilterra. Qui, il 10 giugno, colse il suo primo successo quando avvistò la nave cisterna Auris da 8.000 tonnellate. Lanciò 8 siluri che colpirono la nave e la affondarono. Nel settembre del 1941, il Da Vinci tornò nella zona di Gibilterra, avvistò un convoglio, ma a causa delle condizioni meteo avverse non poté attaccarlo. Concluse il 1941 con una missione alle Azzorre, missione che venne abortita a seguito di un grave guasto. Nel gennaio del 1942 il Da Vinci iniziò una nuova missione, prima alle Antille. Poi si spostò nelle acque del Brasile, dove il 16 febbraio colse il suo secondo successo, colando a picco il piroscafo brasiliano da 3.550 tonnellate, Cabedelo. Il 27 febbraio colò a picco un'altra nave, il piroscafo lettone Everasma da 3.640 tonnellate. Il Da Vinci si diresse poi verso casa, arrivando a Betasun il 15 marzo. Il sommergibile tornò in missione a maggio, quando venne inviato prima nelle acque del Brasile, poi si spostò in Africa, dove il 2 giugno colse un altro successo, colando a picco a cannonate la goletta panamese da 1.000 tonnellate, Reine Marie Stuart. Il 4 giugno il Da Vinci colò a picco un'altra nave, la motonave inglese da 6.950 tonnellate, Cile.
tramite il lancio di un siluro. 10 giugno immobilizzò con un siluro la motonave olandese Elliot da 5.480 tonnellate, finendola poi a cannonate. Il 13 attaccò il piroscafo inglese da 6.400 tonnellate Fram McPerry. Con quest'ultimo affondamento, il sommergibile Da Vinci nelle ultime due settimane aveva affondato quasi 20.000 tonnellate di naviglio nemico. Da Vinci prese poi la via del rientro alla base, ma prima del rientro svolse una missione di rifornimento con il sommergibile Finzi, sommergibile di cui ho fatto in precedenza sul canale un video, se vi dovesse interessare. Dopo aver rifornito di nafta il Finzi, il Da Vinci si diresse verso la base di Betason, dove arrivò il 1 luglio. Il Da Vinci venne poi scelto come sommergibile che avrebbe preso parte all'attacco al porto di New York. Per l'attacco il Da Vinci avrebbe trasportato un sommergibile CA da cui poi sarebbero stati rilasciati gli uomini Gamma che avrebbero minato le navi in porto. Il sommergibile venne sottoposto a lavori per ospitare il sommergibile CA. Poi vennero effettuate delle prove di rilascio che ebbero esito positivo, per cui la missione rimase in attesa di una luce verde da parte del comando. In attesa che venisse data luce verde all'attacco al porto di New York, in ottobre il Da Vinci tornò in azione, inviato nella zona di agguato a nord del Brasile, dove il 2 novembre silurò il piroscafo britannico Empire Zero da 7.000 tonnellate, finendolo poi a cannonate. Attaccò poi però americano Franz Hals da 7.000 tonnellate, lo danneggiò un siluro. Il Da Vinci fu poi attaccato da un idrovolante ma riuscì a sganciarsi. Il 4 novembre silurò, per poi finirlo con il cannone, il piroscafo greco da 5.500 tonnellate Andreas. Il 9 nella zona di Recife affondò con le stesse modalità di attacco precedenti la motonave americana da 7.000 tonnellate Barkus Whitman. L'11 novembre corse un altro successo affondando a cannonate il piroscafo olandese da 5.200 tonnellate Verhaven. Dopo aver rifornito il Tassoli di nafta tornò verso Betason. Il Da Vinci tornò nuovamente in azione nel febbraio del 43, quando venne scelto assieme al Finzi per essere inviato nell'Oceano Indiano. Il 14 di marzo, mentre era in navigazione verso l'Oceano Indiano, in prossimità della Liberia, avvistò il transatlantico britannico da 21.500 tonnellate Empress of Canada. Il Da Vinci lanciò dei siluri che lo colpirono, affondandolo. Delle 395 vittime dell'affondamento, 149 erano prigionieri di guerra italiani. Il 19 affondò il piroscafo britannico da 7.600 tonnellate Woolworth Hill. Dopo l'attacco al piroscafo britannico, venne rifornito dal Finzi di siluri e provviste. Il 5 aprile raggiunse la zona di operazioni vicino Durban. Il 17 affondò il piroscafo olandese da 6.500 tonnellate Sembilan. Il 18 affondò il piroscafo statunitense Manar da 8.000 tonnellate e il 21 affondò un'altra nave, la motonave americana da 7.100 tonnellate John Drayton. In seguito ai successi ottenuti, il 6 maggio il comandante
Perugia venne promosso capitano di corvetta per meriti di guerra. Il 22 maggio il sommergibile Da Vinci, ormai a corto di siluri, avvistò i convogli VS-30 e KMF-15. Il Da Vinci venne però avvistato dalle unità di scorta inglesi. Il Da Vinci venne sottoposto a caccia da parte della fregata Ness e del cacciatorpediniere Active. Alle 11.43 l'Active iniziò il lancio di bombe di profondità, seguito poi dalla fregata Ness. Alle 12.12 minuti furono rilevati due scoppi, con emersione dei relitti del Da Vinci, che affondò con tutto l'equipaggio, composto oltre che dal comandante, medaglia d'oro al valore militare, Gazzana Prerogia, da 7 ufficiali e 54 tra sottufficiali e marinai. Il Da Vinci, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, aveva svolto in tutto 12 missioni, una nel Mediterraneo e 11 in Atlantico, percorrendo 66.000 miglia in superficie e 3.200 in immersione. Termina qui il video dedicato al Da Vinci, sommergibile, una storia estremamente interessante che penso meritasse un video per ricordarlo. Prima di concludere volevo aggiungere un'ultima cosa. Al giorno d'oggi nella Marina italiana esiste un sommergibile che porta il nome del comandante Prerogia. È un sommergibile di classe Sauro, è attualmente ancora in servizio e ha la sigla S525. Bene, grazie come al solito per aver seguito il video fino a questo punto. Un saluto e alla prossima. Ciao a tutti!